Prima di giudicare una persona, cammina due lune nelle sue scarpe, dice un proverbio Sioux. Two Moons, o Due Lune in italiano, è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, che ha l'obiettivo di trovare modi nuovi per sensibilizzare ed informare sui diritti umani delle persone anziane, aiutando sia i cittadini che gli operatori del settore a mettersi nei loro panni, a capire insomma com'è camminare nelle loro scarpe. I diritti umani sono spesso concepiti come dichiarazioni di principio e c'è scarsa consapevolezza di come essi si inseriscono nella vita di tutti i giorni. In realtà, i diritti umani riguardano i bisogni vitali, spirituali e materiali della persona. Sono i diritti e le fondamentali libertà civili, politiche, sociali, economiche e culturali. Sono ciò di cui ogni persona ha bisogno per poter essere considerata e sentirsi degna di essere definita un essere umano. Ed è importante che siano conosciuti, perché ogni volta che ci dimentichiamo di averli o di rivendicarli, oppure ogni volta che qualcuno non li riconosce, li comprime, li infrange, anche attraverso le leggi, o ancora, se i diritti umani non sono considerati nelle premesse di un ragionamento giuridico o tra i fini di un intervento legislativo, il diritto smette di avere la sua funzione migliore, cioè essere uno strumento per far vivere meglio le persone, come individui e come società. Quando i diritti violati sono quelli delle persone fragili, come gli anziani, ne abbiamo avuto esperienza in questi giorni, le conseguenze possono essere drammatiche. Two Moons vuole aumentare l'attenzione sui diritti umani delle persone anziane, dando voce alle storie vere di anziani europei che hanno visto i propri diritti umani trascurati o violati, storie che sono state poi tradotte in monologhi teatrali. Ascolteremo le storie di Tom, dalla Romania, le cui condizioni di vita sono state travolte dalle conseguenze di un ictus, di Ruby e Joan, dall'Irlanda, che lottano per il riconoscimento dei propri diritti di persone malate, di Ingrid dalla Finlandia, vittima di violenza e di maltrattamenti in famiglia, e di Chiara dall'Italia, la cui sicurezza viene più volte violata nel quartiere popolare in cui vive. Cominciamo allora a capire com'è camminare nelle scarpe di questi anziani. Buon ascolto. Compagnia Teatri d'Imbarco, Firenze. Anziani e non solo, Carpi, con Abilitast, Bucarest. Voiva, Helsinki, CLJ, Dublino, The Getty School of Acting, Dublino, presentano Two Moons, Le nostre voci. Drammaturgia e regia Nicola Zavagli, con la consulenza di Salvatore Miglianta. Organizzazione Licia Boccaletti e Cristian Palmi. Voci recitanti Beatrice Visibelli e Matilde Zavagli. Prima puntata. Signori e signore, è arrivato il gran giorno della rivendicazione, il gran giorno in cui faremo un po' i conti con quella condizione della vita che è la vecchiaia, che tanto preme tutti noi comuni mortali. E lo faremo in difesa di quei diritti che universalmente valgono e ci riconoscono esseri umani. Gli anziani sono esseri umani, non vittime. Non vogliamo che siano vittime in quanto anziani. E nel giorno della rivendicazione ascolteremo alcune storie di ingiustizia e di rispetto calpestato. Non saranno tristi lamenti per farci dire poveri vecchini. Anzi, al contrario, ci dovranno aiutare a dire basta. Voglio fare qualcosa perché in questo mondo, dove tutti dovremmo essere un po' più solidali, questo non accada a mio nonno, o a mia madre, o ai miei cari, alle persone che mi stanno intorno, o a me, domani. Permettetemi a questo proposito di presentarvi Chiara e la sua storia. Una volta sono andata dal dottore e mi ha detto: "Quanti anni ha, signora Chiara?" "80." "Eh no, dottore, eh no," gli ho detto, "79." Che io abito qui con mio marito. No, mio marito è venuto a mancare da 4 anni. Ho due figlie. La prima mi ha dato due nipoti. La femminuccia vuole fare la chirurga, mentre il maschietto è impegnato al gattile. E questa gattina viene dal gattile, me l'hanno portata loro. Oh no, io non ci sono andata. No, 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 perché andare là? È come andare a scegliere un bambino.
e non solo perché sono le mie figlie, ma loro hanno aiutato sempre tutti, e i miei nipoti uguale. E c'è stato questo periodo che io piangevo sempre, e poi mi sono ripresa, e i miei nipoti mi hanno aiutato molto, che sono d'un carino. I maccheroni, come li fai te, nonna? Non li fa nessuno. A Natale andiamo tutti da loro. Viene anche la mia amica Vittoria. Non ha nessuno lei. E allora mia figlia la porta al cimitero, la riporta. Fa parte della famiglia ormai. C'ha 89 anni la Vittoria. Oh, ma vuol fare sempre come le pare a lei. È stata operata 3 volte al femore. Però se non va al cimitero 3 volte a settimana, impazzisce. E poi è successa questa cosa brutta. Che sono andata giù a fare la spesa e lungo il corridoio vedo che arrivano questi due. Signora, siamo quelli dell'acqua, dobbiamo fare un controllo. A casa mia c'era anche la mia amica Vittoria. E questi due vengono su a vedere l'acqua. Avevano un cartellino, anche se erano vestiti normali. E lui è andato in cucina e la mia amica era di qua. E poi io non lo so che c'era quell'altro che mi è venuto dietro le spalle con una fotografia della mia mamma e una di mio papà e me le mette così, una di qua e una di là. E io gli ho detto, scusi, ma come fa a avere le fotografie di mia mamma e di mio papà? E lui fa, stanotte voi non ve ne siete accorte, ma qui sono venuti a rubare i ladri e allora dobbiamo fotografare gli anelli. Io cosa mi hanno fatto? Non lo so. Però io ragionavo, io sentivo tutto, capivo tutto, però tutto quello che mi hanno chiesto, io l'ho fatto. E mi hanno detto di togliere gli anelli, tutti. Mi è rimasta solo la fede e io me li sono tolti tutti. E poi ancora, dell'altro oro? E io gli ho detto, sì, c'avevo nel cassetto un bracciale che mi aveva regalato mio marito nel viaggio di nozze. E io gli ho detto sì, li ho tirati fuori dal cassetto e gliel'ho dati. Poi ancora mi ha detto, c'ha dei soldi in casa? Sì, c'ho 400 euro. E gli ho dato i 400 euro, proprio così come una cosa normale. Poi, quando sono usciti, io si vede che mi stavo svegliando, non lo so. Io l'ho preso per le mani, proprio così, e gli ho detto, guarda che si è mai rubato, guai a te. Mi ricordo sempre, c'aveva i guanti, che l'ho preso così, proprio per le mani, così. Ma la mia amica era rimasta qui e allora io ho cominciato a urlare. Sono andata giù per le scale con l'ascensore, non mi ricordo. Io so solo che ho cominciato a urlare, che allora c'era tutto il caseggiato giù per le scale, che facevo dei gesti, urlavo. Giù c'erano tutte quelle donne che dicevano chiamiamo l'ambulanza, chiamiamo la polizia. Ma l'ambulanza, io gli ho detto no, io all'ospedale non ci vengo, che se devo morire io muoio qui a casa mia. Insomma, è stata una cosa per me che m'hanno proprio distrutta. Che la sera dico, non ci pensare, Chiara, ma se vai a letto, io ci penso. Ma come ho fatto che non mi sono accorta? La Vittoria dice, t'hanno fatto la fattura, li hai guardati negli occhi, ma che ne so io se li ho guardati negli occhi? Che qualcosa però mi hanno fatto davvero, perché io ho detto sì, che se magari dicevo no potevano anche picchiarmi. Uno c'aveva un berrettino con la visiera che se lo rivedessi adesso, guarda, io lo graffierei come un gatto quando diventa cattivo, io non so cosa gli farei, mi sento una rabbia che quando vedo in televisione, ma guarda, guarda la stessa fine che ho fatto io, che purtroppo se ne sentono tanti, che persone sono, approfittarsi degli anziani a quella maniera lì, che magari c'è quella poveretta che ha 2 soldini messi da parte da una vita, andare a rubare il pane a un vecchio, ma neanche gli animali lo fanno, mi viene una rabbia. Thank you.
che adesso ci c'è paura anche a uscire di casa. Ah, ma io quando esco almeno non ho paura. Solo quando sono in casa che comincio a pensare, ma perché mi è successa una cosa del genere? Fuori, lo so, non dovrei portare la borsa, lo so, però io quando esco la porto lo stesso. Che se sto qui in casa da sola, io penso e ripenso come hanno fatto. Mi potevano anche picchiare, che se almeno avessi visto lo spray o qualcosa. Allora esco, vado al cimitero, vado a fare la spesa, che anche qui nel condominio io mi trovo bene, sì, con tutti. No, le discussioni ci sono, è che se c'è una cosa da dire, la si dice. Una volta mi hanno rubato il televisore e io lo sapevo chi era la ladra, era quella del primo piano. La polizia, ma perché proprio questa vicina? Ma perché un giorno era rimasta chiusa fuori casa, ma l'aveste vista come saliva su per la grondaia che sembrava un gatto. Anche quella poi, e non c'ha avuto fortuna, va, al figlio che aveva un maglificio gli è bruciato tutto. E poi c'è anche quello che abita al piano terra. Un giorno vado giù a stendere in saletta con la Vittoria e lui fa: siete delle ladre, delinquenti, mi avete rubato. Ma cosa ti abbiamo rubato? Il vestito di mia moglie. Io, il vestito di tua moglie? E lui ha continuato, ma con una cattiveria. Allora alla fine gli ho detto: ma lo sai io cosa me ne faccio del tuo vestito? Io mi ci pulisco il culo. E lui: allora toccami. E la Vittoria: Chiara, vieni via, vieni via. E io: ma perché devo venire via? E lui col dito puntato: ma prova solo a sfiorarmi che hai finito di vivere. E la Vittoria: Chiara, vieni via, vieni via. Allora io ho telefonato all'amministratore e se succede qualcosa sapete già a chi rivolgervi. E poi un giorno anche lì abbiamo saputo che era morta la figlia, giovanissima. E allora abbiamo capito, vai, che poi c'è quel ragazzo del secondo piano che spaccia lui. Un giorno lo vedo che sposta il portone. Beh, che cosa fai con la porta? La tolgo perché deve stare aperta. Era agli arresti domiciliari e così quando vedeva arrivare la polizia correva su, No, 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 te la porta la rimetti com'era prima, che deve stare chiusa. No, noi dobbiamo tenerla aperta. E allora mentre vado su verso l'ascensore lui mi tira un pugno, ma che per fortuna non mi ha preso. Un pugno che c'è rimasta l'impronta sull'ascensore. Me lo voleva dare a me. E la polizia che cosa ha fatto? Sappiamo che è in cura, voi fate in modo di non innervosirlo. Ah bene, allora quando uno è nervoso può anche ammazzare. E alla sera poi non esco perché qua sotto ci sono sempre quelle bande di ragazzi e li vedo sempre andare su e giù per le scale e vengono qua a prendere la droga. Purtroppo la vita è così. Quando c'era mio marito qui stavamo da Dio. No, 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 ma io sono contenta però di stare qui, Oh, è pur sempre la mia casa. Cosa c'è in gioco nella storia di Chiara? Quante ingiustizie, quanti pericoli nella sua vita, nel suo condominio, dove adesso si ritrova a vivere da sola. Il fatto di sentirsi sicuri nel mondo in cui viviamo è un diritto che vale tanto per una ragazza che vuole uscire la sera in minigonna senza la paura di essere stuprata, quanto per un'anziana che vuole uscire con la sua borsa senza la paura di essere scippata. Secondo voi, si può dire che questa è una cosa che possiamo rivendicare tutti quanti in quanto esseri umani? Si può dire che lo stesso tipo di diritto ce l'hanno un po' tutti? Si può dire che risponda a un bisogno universale? Ecco, questo è quel che si chiama diritto umano universale. Tutti abbiamo il diritto di cercare di vivere a modo nostro, rispettoso di tutti, ma soprattutto di come vogliamo vivere. Anche Chiara ne ha il diritto, come chiunque altro.
ma lei è più fragile a causa della sua età, del vivere da sola in un contesto non facile. E per questo ha forse meno diritto o solo meno forza per poterlo rivendicare. Chiara vive in un condominio che non la protegge. In effetti, il diritto non esiste senza che le altre persone lo riconoscano. E le altre persone siamo noi, tutti noi, ovunque, sempre, siamo noi. Per fortuna non tutti i condomini sono come quello di Chiara. E comunque, quanto sarebbe bello che qualcuno bussasse alla porta del vicino ogni tanto, specialmente se il vicino è una persona anziana che vive da sola e a cui abbiamo rivolto un saluto distratto, ad occhi bassi, nell'ascensore o lungo le scale. Chiara è testarda? Ribelle? Sfidante? Esce con la borsa e rischia che la sbattano per terra per strappargliela. Forse Chiara non è consapevole della sua condizione. Può essere. O forse Chiara è consapevole, ma lo nasconde, se ne vergogna. Non vuole sentirsi vittima ulteriormente. È orgogliosa lei? Tanto. Testarda? Forse. Ribelle? Forse. O forse è la sua necessità di donna di continuare a vivere come ha sempre vissuto. Purtroppo, dopo quello che le è successo, le è cambiata la vita. Chiara è stata circuita, una violazione alla sua dignità. E ora forse Chiara pensa di valere un po' di meno, un po' più anziana, un po' più sola, un po' più vulnerabile. Sì, Chiara si sente di valere un po' meno. Ma la dignità non è forse il diritto ad avere un valore? Eppure Chiara non se ne lamenta, continua a dire che è felice, che sta bene. Testarda? Forse. Ribelle? Forse. Sorridente? Sì. Ma dietro il suo sorriso non traspare evidente, luminosissimo, il suo dolore umano, la sua lacerante, seppur allegra, mortificazione. Per quanto vecchi si diventi, dentro di sé ci si sente comunque in tutto e per tutto gli stessi di un tempo, quando si era giovani, anzi bambini. Ciò che rimane immutato e sempre identico e non invecchia col passare degli anni è appunto il nucleo della nostra essenza, che non sta nel tempo e proprio per questo è indistruttibile. L'arte di invecchiare, di Arthur Schopenhauer.